bentornati sul mio canale. Oggi giro in maniera velocissima il video definiti, o meglio una parte del video definiti, perché ho tantissimi prodotti e ho deciso di dividerli in due. Non ho fatto una divisione ragionata, nel senso che ho semplicemente lasciato da parte una busta un po' più grande e voglio svuotare questa un po' più piccola di cose un po' più recenti, e poi sicuramente ci sarà una seconda parte. Voglio partire subito con questo, che non è terminato completamente, vedete c'è una minima quantità che utilizzerò al prossimo lavaggio, ed è il balsamo camomilla aloe vera della PH Bio. Mi piacciono un sacco i prodotti per i capelli di questa marca, soprattutto balsami, perché sono molto molto ricchi, molto molto densi, forse un pochino appesantiscono i capelli. Questo l'ho utilizzato oggi, ad esempio ho fatto il lavaggio questa mattina, però non più di tanto, nel senso che soprattutto per quanto riguarda l'estate, che i capelli si seccano di più, io ho bisogno di un prodotto del genere, non super super leggero, che mi fa quasi da impacco. Quindi ve lo consiglio se avete capelli particolarmente secchi o comunque in generale in estate. Questo è per capelli colorati e sensibili. Poi voglio promuovere l'ennesima confezione, questa è la seconda in realtà, del dentifricio della marca The Humble Co. Questo è al carbone, infatti è nero anche all'interno, devo terminarlo, comunque ci sono due o tre utilizzi ancora da fare, però volevo un attimo girare questo video, quindi ci ho messo anche qualcosa che sta per terminare e che non è completamente finito. È buono, mi piace, lo alterno alle pastiglie di cui ho parlato qualche tempo fa, quindi praticamente il dentifricio solido in tabs, li alterno perché questo lo preferisco quando ad esempio devo uscire. Poi ho terminato questa crema che mi ha regalato Martina, sempre della PH Bio. È una crema corpo delicata ai fiori di cotone, è una crema arricchita con olio di soia, ololiti di edera, centella asiatica, estratto di stevia, e qui c'è scritto per una idratazione profonda e duratura. La pelle appare più elastica e compatta, è assolutamente vero. È una crema che penso costi poco, perché è della PH Bio, no? La marca che si trova almeno da me, da Lidl. Ma è buonissima. L'unica cosa che non mi convince è l'odore, che io immaginavo paradisiaco, invece ha un odore che inizialmente è buono, però dopo un po' è stucchevole. Mi ricorda un po' l'odore di una casa di mia zia quando ero piccola, e quindi probabilmente questa associazione dopo un po' mi stufa. Gli odori hanno un potere allucinante, secondo me, almeno per quel che mi riguarda. Mi possono far cambiare assolutamente l'opinione di un prodotto, però ecco, non è un cattivo odore, però per quel che mi riguarda dopo un po' mi stufa. Però la formulazione è buonissima, veramente super promossa, grazie Martina per avermela fatta provare. Ho terminato questa crema che ho in realtà comprato l'anno scorso, come vedete non l'ho neanche tagliata, semplicemente perché fa troppa troppa scia bianca. Questa è una protezione 30 della Veleda. Sofia è arrabbiata perché sto utilizzando un vassoio con le gambe a mo' di tavolino per reggere il telefono, e questo serve assolutamente a lei. L'unico problema è che io non ho altro per poter reggere bene il telefono, quindi adesso stoppo un attimo e vedo se riesco ad accontentarla per non vederla col broncio. Ok Sofia? Bene, vediamo se riesco a trovare un'alternativa. Quindi dicevo, ho quasi terminato, perché in realtà c'è ancora un pochino dentro, questa protezione solare della Veleda, protezione SPF 30, non ha filtri fisici, quindi filtri fisici minerali, non ci sono nanoparticelle, è una crema buona, però fa una scia bianca troppo 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 pastosa. Ormai in commercio ci sono tantissime creme solari con filtri fisici non nano, che comunque si spalmano bene. Questo, ecco, c'è scritto anche qui che non è nano, l'ho comprata l'anno scorso, l'ho utilizzata un pochino quest'anno, ma veramente poco, perché ecco, facevo proprio fatica non solo a spalmarla, ma soprattutto poi a toglierla con la doccia, cioè non si toglie neanche con la doccia, quindi non la reputo confortevole. Comunque mi ha protetto. Forza, avevo uno strato fosforescente sulla pelle, veramente ero fluorescente,
quindi mi ha protetto per forza, però ecco, non l'ho trovata confortevole, quindi non penso che la riacquisterò e non ve la consiglio neanche. Poi è terminato un'altra confezione di dentifricio The Humble Co, però questa alla menta, non so se già ve l'ho mostrata, di questo di questa linea qui alla menta ne ho preso soltanto uno, mentre questo che mi è piaciuto di più ne ho comprati due, ne ho utilizzati due. Poi ho terminato questo siero che mi è piaciuto tantissimo, della marca Provenzali Bio, è il siero alla rosa, effetto globale 5 in 1. Sarebbe praticamente ha una consistenza cremosa, di rapido assorbimento e lascia la pelle morbida e vellutata. L'ho trovato perfetto da utilizzare con altre creme, quindi come base per altri prodotti, soprattutto in vacanza, perché mi dava un effetto fresco, soprattutto dopo il mare, che mi è piaciuto tantissimo. I 5 effetti, ve li leggo, sono quello di rigenerare, rivitalizzare, illuminare, uniformare e compattare. Costa poco ed è buono. Io tra l'altro l'avevo preso in offerta, ora costa 7 euro e mi pare che l'ho acquistato a 4 euro. Poi ho terminato questa crema che mi è piaciuta tanto, della Lavera, con Q10 Complex di origine vegetale. E questa l'avevo provata tramite campioncino grazie a Martina del canale Marti l'Angolino Magico, mi è piaciuta tanto, l'ho comprata e l'ho utilizzata con piacere. L'unica cosa che non mi piace, sapete, è la confezione in plastica, perché io cerco di evitare il più possibile le confezioni in plastica, però il prodotto mi è piaciuto tanto. Poi ho terminato finalmente questa crema, finalmente non perché non mi piace, anzi è una delle mie creme preferite. Questa è dell'Argital, è una crema idratante nutriente, è veramente molto ricca, con jojoba, malva e yang yang per il viso. Dico finalmente perché era un tubetto che avevo ritrovato, mi pare, a casa di mia madre, perché l'avevo acquistata per lei, però non le era piaciuta più di tanto e l'aveva lasciata nel dimenticatoio. Quando l'ho vista mezza piena me la sono presa e ho cercato di utilizzarla io, però erano passati più di 6 mesi, perché questo è il po' di 6 mesi, e ho cercato di evitare di utilizzarla troppo sul viso, casomai l'ho utilizzata un po' sulle mani, sulle braccia, perché ha un profumo buonissimo, però avevo paura, visto che ho una pelle particolarmente delicata, di utilizzare un prodotto casomai con questi oli essenziali belli forti, casomai fosse scaduta, ecco, volevo evitare un pasticcio. Poi ho quasi terminato, ve lo metto in questo video, l'acido ialuronico della Saponaria, che utilizzo come siero, è uno dei miei sieri preferiti, questo l'ho aperto a dicembre, il PAO è di 6 mesi, quindi cercherò di utilizzarlo, questa piccola quantità, però non so, ecco, se con il caldo dell'estate si è potuto rovinare. Provo casomai un attimo e vedo, perché ho sempre paura di reazioni forti, visto che ho la pelle delicata. Ho terminato questo primo mascara della marca Astra, della linea quella Pure Beauty, la linea naturale. Mi è piaciuto veramente tanto, ho avuto varie fasi dove mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Verso la fine è migliorato, nel senso, quando si asciuga un po' è veramente perfetto, tiene, mi piace. Ha il 90% degli ingredienti di origine naturale, come percentuale non è altissima, può sembrare tanto 90%, ma per me non lo è, preferirei un 100%, come ad esempio Avril, però per essere una marca, diciamo, non ecobiologica, comunque il fatto che si avvicini in qualche modo all'utilizzo degli ingredienti naturali mi fa piacere. Tra l'altro sono uscite nuovi prodotti di questa linea che mi incuriosiscono, però penso che comunque la percentuale sia sempre il 90%. Poi ho terminato vari saponi dell'erbolario, mi sono piaciuti tantissimo. Questo era di Fresca Essenza e questo Accordo Arancio. Accordo Arancio ne ho terminati due, li ho utilizzati uno in doccia, uno invece nel lavandino, per utilizzarlo, insomma, per lavarci le mani. E mi è piaciuto tanto perché ha un profumo un po' amarognolo, fresco, secondo me molto buono per l'estate. Questo invece è freschissimo, ha questo retrogusto di lime. Veramente veramente buono. Fresca Essenza, sapete che è una delle mie linee preferite. Poi ho terminato, vediamo un po', un bel po' di campioncini, non so se ve li metterò in questo video, se faccio un video a parte, vediamo un po', dipende da quanto tempo mi dà la monella per girare. Comunque ho terminato un'altra confezione di Carefree, è sempre detto Carefree, però viene da leggere Carefree,
comunque sono praticamente in commercio di quelli non ecobiologici, di quelli diciamo che si trovano, no, reperibili nella grande distribuzione, quelli che preferisco. Quindi se non compro i cottoni o i laurella, che sono con ingredienti, con il cotone biologico o un po' più naturali, prendo questi perché mi ci trovo bene, non hanno coloranti e non sono sbiancati con il cloro. Il rivestimento mi pare che sia in cotone, ora non mi ricordo, insomma, sono un po' i meno peggio, ma neanche più di tanto. Poi mi sono piaciuti tanto i Cotton Fioc, questa bustina è biodegradabile, sono bastoncini ecosostenibili perché sono cotonati e sono biodegradabili al 100%, e anche la bustina lo è. Ho terminato poi la seconda confezione di cattura colore. Ho conosciuto questo tipo di prodotti grazie a Martina. Grazie, amore. Grazie a Martina, non li conoscevo, ho svoltato perché praticamente non faccio più pasticcio, che faccio le lavatrici un po' a caso, mischio di tutto, mi salvano. Naturalmente ci sto anche un po' più attenta, da quando utilizzo questi cerco anche di stare un po' più attenta a vedere quello che inserisco nella lavatrice, però comunque so che ho un aiutino in più se ad esempio c'è qualche capo che so che rilascia un po' di colore. Per sicurezza io ci metto sempre una salviettina di queste qua. Poi ho tantissimi campioncini, ve li recensisco in maniera super veloce. Allora, mi è piaciuta tantissimo questa crema. È molto fresca, rigenerante, idratante, è della marca Natyr, altro mercato, una crema viso rassodante antirughe, mango e papaya per pelli esigenti. Mi sono stati omaggiati questi campioncini Artigotà, grazie, perché mi sono piaciuti tanto. Poi ho provato questa maschera da notte della Elan, che mi ha fatto provare Martina, però mi è piaciuta, ma non più di tanto. L'odore non mi faceva impazzire e non sono riuscita ad andare a dormire con una maschera sul viso, devo dire la verità. L'avrei lasciata tutta quanta sul cuscino e quindi l'ho provata di giorno praticamente. Poi ho terminato questo buonissimo, in realtà ce n'erano due, non l'ho cestinato. È un bagnoschiuma che mi ha regalato sempre Martina, Iris e Zenzero. È un biodetergente corpo della Saponaria. Sofì, dai. Ho terminato e mi è piaciuta anche molto questa marca, questa crema. Mi è piaciuta molto questa crema dell'Apiarium, è una crema antirughe per il viso, anche questa me l'ha regalata Martina. Quasi tutti i campioncini che vi mostrerò sono da parte di Martina, perché mi ha riempito di campioncini al mio compleanno e non solo. Questa è con olio di rosa e altre cose, estratti di tè verde. Anche questa profumazione mi fa pensare tantissimo alla mia adolescenza e in particolar modo penso ad una gita. Una gita, un viaggio. Non so a che cosa associarlo, però mi piace tantissimo, grazie Martina. Poi ho terminato la pasta protettiva, che l'avevo messa su delle bollicine che mi erano uscite sul viso, così. Questa è della marca della Saponaria, le albicoccole, e della stessa linea. Ho terminato anche, non ritrovo, il detergente, quello per bambini, che l'ho utilizzato con Sofia, su Sofia. Poi ho provato la linea Cocco dell'Erbolario, il profumo troppo. Io in estate non riuscirei mai ad utilizzare un profumo, una crema del genere. Si sente molto molto il cocco, ma è un tipo di profumazione molto da profumeria, non è un profumo di cocco fresco estivo. È un profumo di cocco carichissimo, quindi col bagnoschiuma più o meno ci siamo. Tra l'altro, questa linea è il 96% di ingredienti naturali, però la crema corpo veramente è too much per me, ma in estate, cioè la utilizzerei paradossalmente più in inverno. Anche questa crema viso anti-age mi è piaciuta abbastanza, della Lakshmi, non so come si chiama, questa marca, l'ho vista più volte in giro, però. Non so come si pronuncia, è un po' troppo leggera per me, quindi non mi ha fatto impazzire. Questo è uno dei campioncini di Martina che mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto da morire, mi piace tantissimo questa linea. Ho provato sia il bagnoschiuma, ma soprattutto la crema per il corpo, veramente idratante, nutriente, un profumo buonissimo. Per esempio, questo profumo, pur essendo molto avvolgente, molto caldo, mi piace di più in estate rispetto al cocco. Poi balsamo volumizzante protettivo, una conferma della Biofficina Toscana, mi è sempre piaciuto, l'ho acquistato tante volte in full size.
Ecco il bagnetto che vi dicevo prima, corpo capelli, shampoo volumizzante, questo mi ha volumizzato veramente i capelli, è la prima volta che utilizzo uno shampoo volumizzante che veramente mi dà volume. Non è questo il caso, ma lo shampoo prima di questo, con acqua biologica di mirtillo, baobab, capel venere, rosa canina, sambuco, proteine di mandorle, dolce pisello. Questo è per capelli lisci, fini, sottili, con doppie punte. Non è assolutamente il mio caso, però mi ha aiutato con il volume. Poi ho utilizzato queste creme, questi due campioncini dell'Acqua Cream, che è una crema rimodellante. Non ho visto grandi cambiamenti, questa è della Elan, però comunque ha ricompattato la pelle, l'ho sentita più tonica e molto molto idratata e vellutata. Poi la crema per il corpo patchouli, una delle mie linee preferite. Mi piace quasi di più la crema corpo, il profumo che lascia, piuttosto che il profumo vero e proprio. E poi questa Piovera, questa è un anti-aging, anche questa me l'ha regalata Martina, 30-40 anni, l'ho superati perché ce n'ho 41, sì, 41, e non sapevo se 41 o 42, 41, l'ho compiuti ad aprile, e buona, forse la preferivo un po' più ricca. E poi questa è un'altra conferma, perché mi è sempre piaciuta. Grazie Sofia, mi sto rimettendo a posto tutti i prodottini nella busta, amore mio. Grazie tesoro. Questo con olio extravergine di oliva della Natura Equa, l'ho provata tante volte, vari campioncini anche in passato, e mi è sempre piaciuta tantissimo. Poi crema viso al ginkgo biloba e alla vite rossa, base trattante per pelli delicate ed arrossate dell'erbolario. Non è una crema naturale, biologica, eccetera eccetera, però mi è piaciuta abbastanza. Il mio primo video dei prodotti finiti finisce qua, sicuramente ne verrà un altro, però molto probabilmente girerò prima il video dei preferiti di giugno, perché ci sono tante tante cose che mi sono piaciute e di cui voglio parlarvi. Vi mando un bacio grande, vi saluto, ciao e ci vediamo al prossimo video.